Buonasera e bentornati all'appuntamento quotidiano con le informazioni di ATVReport.it. Sono residenti in Alto Tevere la giovane coppia di albanesi espulsa dal territorio nazionale a seguito di un provvedimento espresso proprio dal Ministero degli Interni per terrorismo. Infatti, a seguito delle indagini della Digos è risultato che la coppia fosse molto vicina agli jihadisti. E sempre a Città di Castello, nei giorni scorsi, un blitz dei carabinieri ha portato a una denuncia per sfruttamento della prostituzione, a finire nei guai una 43enne originaria del Sud America che prestava il suo appartamento alla sorella 35enne per prostituirsi, numerosi i clienti che frequentavano l'appartamento. E cambiamo ora argomento, perché al Giardino del Cassero a Città di Castello, in attesa che vengano sistemate delle telecamere di videosorveglianza, arriveranno dei vigilanti. L'annuncio lo dà l'assessore alle aree verdi Enrico Carloni. E concludiamo con Sansepolcro, dove domenica alle 21 in Viale Diaz ci sarà il terzo appuntamento con teatro e musica. Queste e tante altre notizie le trovate come sempre nel nostro sito internet www.atvreport.it.